grandi capacità organizzative. Poi consentite anche di dare a noi del Comune di Salerno un benvenuto a chi non è di Salerno, con l'augurio che questa non sia soltanto una giornata di approfondimento degli studi professionali, ma anche da portare dietro come un ricordo di una bella giornata nella città accogliente. Il ruolo dei comuni è molto molto difficile. Io peraltro sono in politica da pochissimo, da pochi mesi, ho abbracciato questo impegno nuovo per me, mi sono sempre dedicato alla mia professione di avvocato e mi rendo conto che oggi il ruolo del comune sotto il profilo della fiscalità è veramente un ruolo particolare, perché è inevitabile che da parte del cittadino viene visto l'ente impositore come un odioso nemico, avversario da combattere, che ti viene a dire devi pagare questo o quest'altro. Però nel quadro del federalismo fiscale c'è questa introduzione dell'IMU che sostituisce, dovremmo dire in Roma, ma sostanzialmente di fatto sostituisce la vecchia ICI, e intendiamo un momento in cui i comuni hanno delle difficoltà economiche mostruose, e lo dico a nome anche di un comune che è considerato virtuoso, che è considerato un comune che riesce a dare delle risposte reali ai cittadini, però effettivamente le casse comunali di tutti i comuni d'Italia piangono. Soprattutto da quando è stata eliminata l'ICI, un po' di tempo fa, sulla prima casa, quel gettito corrispondente non è mai stato sostituito dallo Stato, per cui ci sono state sempre da parte dei comuni delle anticipazioni che hanno creato delle difficoltà oggettive, degli oneri economici, degli interessi, che si sono poi rivelati ovviamente sulla funzionalità dei comuni e sulla vita dei cittadini. Quindi è brutta la posizione del comune, perché l'impatto sulla pubblica opinione è devastante, bisogna stabilire delle aliquote e imporre ai cittadini delle tasse. Intanto vado per flash cercando di tenermi nei 10 minuti, il versamento dell'imposta andrà distinta, cioè andrà dipartita tra una quota che è parte che va al comune e una parte invece la quota che va allo Stato. Attraverso un unico versamento con l'F24, già qui ci sono delle difficoltà probabilmente di natura ermeneutica interpretativa, perché ci saranno dei problemi a individuare poi quali sono le quote che andranno allo Stato, in alcuni casi sono del 50%, in altri non ci sono, e invece quelle che andranno ai comuni. Ci sono due scadenze di pari importo, una a giugno e l'altra a dicembre, e naturalmente può essere versato anche tutto in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata. Peraltro, considerando che c'è stato un differimento per i lanci di previsioni, nel senso che i comuni possono approvarli fino al 30 giugno, c'è la possibilità di intervenire sull'IMU da parte delle amministrazioni comunali, per cui ci sarà la possibilità di un primo versamento di base con un conguaglio relativo alla seconda rata. Altra segnalazione che farei è che l'accertamento e la riscossione dell'imposta erariale vengono appunto affidate dal comune, che individuerà un funzionario responsabile che verificherà le posizioni contributive, determinerà l'importo, e se si verifica un versamento minore si provvede ad emettere un apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento. Prescrizione quinquennale, quindi entro il 31/12 del quinto anno alla scadenza appunto dell'onere che dovrà essere versato, può essere imposto dal comune l'imposta stessa. Ovviamente il comune per legge può invitare i contribuenti a esibire documenti, a fornire dati eccetera eccetera, e, nei 60 giorni dalla notificazione della visita di accertamento deve essere versata l'imposta stessa. Le modalità sono previste per legge. Se ci sono più comproprietari di un immobile e uno solo esegue l'intero ammontare, ovviamente consegue una efficacia liberatoria anche per gli altri, sempre che vengano comunicati però i nominativi dei soggetti per conto dei quali è stato effettuato il versamento. Altra particolarità con riferimento alle abitazioni concesse con comodato gratuito ai parenti, mentre prima con l'ICI avevamo la possibilità di inserirli nel discorso prima casa, qui non è così.
effettivamente c'erano delle situazioni, venivano create delle situazioni di artificiosa situazione che rientrava in una fattispecie prevista, in realtà era elusiva e sostanzialmente evasiva. Quindi dice, la normativa IMU questo non lo permette. Con riferimento alle case nel perimetro esterno, abbiamo già detto, ci sono però le curve, adesso mi metto dalla parte dell'amministrazione, sono delle proprie vere e proprie ville che avevano una rendita minima, oggi dovranno essere ovviamente valutate con un accertamento per verificare se effettivamente hanno quella destinazione, invece non sono dei fabbricati che vanno inseriti nel catasto dei fabbricati rurali. Anche qui c'è l'onere del contribuente di inserirlo entro il 30/11/2015. Poi c'è il discorso delle detrazioni, un discorso importante, nel senso che per la prima casa c'è una detrazione di 200 euro con un ulteriore 50 euro per ciascun figlio fino a 26 anni. Questo compenserà un po' la rivalutazione degli immobili che avviene per questa legge. Naturalmente c'è una particolarità per essere, per potersi avere prima casa, dimora e residenza insieme, tutte e due le caratteristiche. Altro elemento è che i figli che possono, in base ai quali possiamo conteggiare la detrazione di 50 euro, devono non aver superato i 26 anni. Anche qui c'è già stata qualche polemica in ordine all'interpretazione, cioè fino a quando ha 26 anni c'è cioè lo scattare del 27esimo, o fino a 26 c'è cioè al compimento del 26esimo. Mi sembra, almeno a mio modesto avviso, di poter optare per la seconda, cioè fino al compimento del 26esimo anno c'è cioè una detrazione, poi a 26 anni e un giorno già non si hanno più 26 anni, quindi si scatterebbe fuori. Però questo è opinabile. Ancora il classamento catastale unitario dell'immobile, cioè se noi abitiamo in un immobile prima casa che è accatastato con due diverse tipologie di accatastamento, c'è cioè la necessità di scegliere una delle due come prima casa, a meno che non si procede ad un accatastamento unico. Mi chiedeva la dottoressa Viola di contenere i tempi, ma anche di entrare rapidamente nello specifico di quello che ha scelto il Consiglio Comunale in ordine alle addizionali e alle scelte proprio di imposta di aliquote. È stata una scelta molto difficile per quello che dicevo prima. C'è stata una discussione molto lunga, non soltanto nelle sedi istituzionali, ma anche nelle sedi politiche, sono quelle che poi preparano alle scelte istituzionali della Giunta, del Consiglio, funziona così ovviamente nelle amministrazioni. La scelta di Salerno è stata quella di, perché in realtà la dicotomia era questa, o andiamo a incidere sui redditi o andiamo a incidere sui beni. Qualcuno ci ha detto ma il bene non è necessariamente indice di ricchezza, perché ci sono dei padri che dicono io ho accumulato delle risorse per una vita e le ho investite su una casa per donarla a mio figlio, quello non è indice, io abbia una seconda casa non è indice di ricchezza, è vero. Ma è pur vero che se andavamo a incidere sulla razionale IPEF avremmo ovviamente travolto il discorso delle pensioni minime, delle retribuzioni, c'è gente che vive con 600-700 euro, incidere di 100 euro su quel mensile significa veramente compromettere non il tempo di vita ma la possibilità reale di vivere. E allora abbiamo capito che una scelta buona non c'era, ovviamente, come in tutti questi casi. C'è la scelta meno adattiva, meno penalizzante, per cui abbiamo scelto di non aumentare assolutamente l'addizionale IRPEF e di aumentare però al massimo il discorso dell'IMU. Anche qui però abbiamo fatto un distinguo. Il massimo dell'aliquota, quindi, è stato portato sulla seconda casa, sulla seconda abitazione. E quindi per il Comune di Salerno, come scelta del Consiglio Comunale, è salita dello 0,7% rispetto alla precedente aliquota, cioè mentre per ICI avevamo l'8,3 per 1000, oggi andiamo a 9 per 1000. Con riferimento invece però alla prima casa abbiamo lasciato inalterata quella che è, nonostante ovviamente i problemi enormi di bilancio che abbiamo avuto, come del resto tutti i bilanci d'Italia, dei comuni d'Italia, abbiamo lasciato l'aliquota al 4,7%, che non è il minimo che ci consente la legge, abbiamo potuto diminuirla, ma è quella dell'anno scorso. Cioè non abbiamo aggiunto
percentuali di aliquota con riferimento alla prima casa. Cioè la scelta politica del Comune di Salerno è stata: colpiamo i limiti possibili di patrimonio e non il reddito, quindi sul reddito assolutamente nessun aumento addizionale, sul patrimonio sì, salvaguardando però il discorso della prima casa, lasciando cioè la aliquota al 4,7%, che ovviamente le imposte saranno maggiori invece la rivalutazione, però con le detrazioni previste dal governo Monti io credo che chi ha per un discorso sulla prima casa rimane sostanzialmente nel Comune di Salerno in altre case. Ovviamente da qualche parte bisogna andare a vedere le risorse, lo abbiamo fatto aumentando al massimo il discorso sulla seconda casa. È stata una scelta politica. Io spero, con questo concludo, credo di essermi, di non aver fatto il politico in una maniera di conoscere. Spero che l'amministrazione, tutte le amministrazioni comunali, vengano viste non più, ripeto, come il nemico da combattere o il cattivo che deve, tra virgolette, lasciarmi passare il termine a tecnico, raccattare delle risorse per pagare, ma il nuovo deputato individuare la sintesi della risoluzione dei problemi e anche in questo senso, con grande senso di responsabilità, fare delle scelte anche dolorose che però siano quanto più eque e condivisibili possibili per la comunità. Grazie. Sì, ottima,
esempio e io lo salto a pie pari perché in 10 minuti diventa difficile. Questo è il nuovo, ma nel nuovo, come vi dicevo, la prima cosa, oltre che superare in termini di aggiornamenti i vecchi parametri, si è lavorato molto sulla procedura. Quindi c'è intanto una costruzione che in qualche maniera prevede una fase di test che attualmente è in atto, nella quale le organizzazioni di categoria e i professionisti hanno fornito migliaia di casi per poterli testare e valutare insieme. Poi in fase di applicazione, come vedete, a parte che non si lavora più sul reddito complessivo netto ma sul reddito complessivo lordo, ci sono due momenti prima dell'accertamento obbligatori per legge. Il primo è quello di invitare al contraddittorio il contribuente, e questo vale per tutti voi, sia come contribuenti, quindi anche se non fate fiscalità evidentemente è un problema che vi coinvolge come contribuenti, che come invece professionisti, se avete un insieme di clienti e quindi appartenete a quel gruppo del 10% che svolgono l'attività fiscale. Se nella fase del contraddittorio preventivo non si trovano delle giustificazioni alle differenze, si passa all'accertamento con adesione, quindi non siamo ancora alla fase contenziosa. E quindi c'è un secondo filtro. Alla fine, se non si passa anche questo secondo filtro, c'è la fase contenziosa. Però tutto è tracciato, questo è il passaggio fondamentale. L'altro elemento per consentire tutti questi passaggi, e che fa parte sempre della tutela del contribuente, è che il processo si articola in due fasi. Le fasi successive che abbiamo appena visto, che coinvolgono il contribuente in un dialogo attivo con l'ufficio, e una fase preventiva che permettono al contribuente in maniera trasparente di valutare la sua posizione col fisco stando a casa o aiutato dal proprio professionista. Perché è stata realizzata tutta questa cautela a tutela del contribuente? Perché con questo redditometro in particolare si è invertito il processo di costruzione del reddito. Fino adesso, con i vecchi accertamenti, con gli studi ancora degli ispettori compartimentali degli anni 60, con gli studi di settore, si è arrivati al reddito attraverso le fonti di produzione del reddito. Quindi, in ultima analisi, il geometra fa una attività professionale tecnica e, partendo dalle diverse attività che svolge, anche da una serie di dati di struttura, si induce una capacità di produrre redditi. Con il redditometro viene girato concretamente. Si arriva al reddito partendo dalla capacità di spesa. Quindi si va a vedere quello che un soggetto spende per ricostruire il reddito. Quante volte abbiamo letto
sui giornali, ma anche nei dialoghi tra di voi, fra cittadini, ma come mai quel signore che ha la Porsche, che ha la barca, che ha la seconda casa, che ha n situazioni indicative di capacità di spesa, dichiara così poco? Ecco, il redditometro arriva a questo, ricostruzione del reddito, partendo dalla coda anziché dalla testa. Con due fasi, una fase di preanalisi che serve all'amministrazione finanziaria per selezionare i soggetti a rischio, e una fase poi invece di applicazione delle informazioni che vengono raccolte sui soggetti a rischio, per arrivare a determinare sulla base della capacità di spesa il reddito. Quindi sono due pezzi, diciamo, separati. La fase di analisi del rischio, che è preventiva, viene data pari pari al contribuente, e questo è un elemento di forte trasparenza nel rapporto fisco-contribuente, direi che è un elemento di grande civiltà fiscale, e quindi è un passaggio che in qualche maniera ripete l'esperienza degli studi di settore. Per cui a maggio, se sia il 15 o fine maggio, dipende poi dai tempi di realizzazione di sortei, e l'amico Foresto sa che questo è sempre un problema che purtroppo le date hanno una qualche variabilità, però nel mese di maggio verrà messo a disposizione di tutti i contribuenti un software per poter fare l'autodiagnosi dei redditi dichiarati. Quindi il contribuente, attraverso l'immissione di una serie di informazioni che lui conosce e che non vengono date all'amministrazione finanziaria, può fare l'analisi se il reddito dichiarato è coerente con la sua capacità di spesa. Quindi è stata prodotta una funzione di coerenza che consente questa, questa analisi, che è in termini di autoanalisi per il contribuente, in termini di selezione, esattamente la stessa funzione per il fisco. Quindi il singolo soggetto sa se il fisco lo selezionerà o meno. Allora, andiamo a vedere come funziona. Questa funzione di coerenza che permette di fare il test verrà distribuita entro il mese di maggio. Tenete presente che questo redditometro sarà applicabile fino indietro, fino ai redditi 2009, perché il vecchio redditometro chiude in maniera più o meno gloriosa la sua carriera al 2008. Questa funzione è stata costruita individuando gli elementi indicativi di capacità contributiva e la relazione con il reddito. Gli elementi indicativi di capacità contributiva sono n spese che sono in continua implementazione
sulla base degli archivi che ha l'anagrafe tributaria. Sino a oggi sono oltre un centinaio di variabili, quindi è un pacchetto molto forte che arriva da diverse fonti. Abbiamo gli immobili, quindi tutti gli atti di compravendita, abbiamo il TRA per le automobili, abbiamo il registro navale, abbiamo tutti i flussi che arrivano dai consumi di gas, energia elettrica, di telefono e di quant'altro. Adesso con gli ultimi provvedimenti c'è anche il flusso derivante dalle movimentazioni bancarie. Partirà il flusso dello spesometro, che quindi anche tutti gli acquisti superiori a 3.600 euro vanno a finire in questo archivio, e tutte le attività di verifica della Guardia di Finanza, quindi quando fai controlli per strada e individua che un soggetto usa la macchina intestata alla società, piuttosto che le spese di viaggio, piuttosto che N spese. Quindi tutte queste variabili, oltre quelle che arrivano dalla dichiarazione dei redditi, quindi le spese mediche, le spese farmaceutiche, le spese per gli elettrodomestici che nel 2009 si dichiaravano, quelle dei mobili che si dichiaravano e così via. Il tutto va a costruire dei flussi che vanno all'anagrafe, che però il contribuente conosce di suo, quindi è in grado di fare il suo autotest. Questo va applicato a chi? Non è più al singolo, ovviamente, perché uno dei punti fondamentali dove il vecchio redditometro sfarfallava è che andava a individuare il singolo, ma sappiamo benissimo che è il concetto di famiglia, ed è un concetto che va oltre, come sentivo dire, il figlio che abbia 26 anni che sia carico o meno, perché io, mio figlio, anche se ha 40 anni e dovesse aver bisogno, gli do una mano, come mio figlio dà una mano a me se dovessi aver bisogno. Questo vale per tutti. Quindi, ma supera anche il concetto di famiglia inteso come famiglia all'interno di un matrimonio, perché abbiamo le coppie di fatto, abbiamo le coppie gay, abbiamo tutta una serie di strutture che si intersecano. Questo ha portato alla costruzione di 11 tipologie. Io vado più veloce della presentazione perché anche se fuori 10 minuti, però le informazioni ve le devo dare. Vabbè. Direi che voi avete un'anteprima, perché è una presentazione che va oltre alla presentazione fatta all'agenzia l'anno scorso, in quanto ormai siamo alla fine e quindi ci sono tutti gli elementi e questi flussi. Quindi, tornando alla nostra rappresentazione, abbiamo individuato 11 tipologie, con 10 tipologie, la undicesima residuale, di famiglie in senso lato, e queste famiglie in fase di prima applicazione vengono parametrate al territorio in cui operano.
in cui insistono. Perché? Perché bisogna tenere conto delle differenze territoriali, sia in termini di tipologia di specie che caratterizzano un territorio piuttosto che un altro, sia anche di livello di spesa, perché non c'è dubbio che in determinate aree i livelli di spesa sono più alti rispetto ad altri. Quindi qui in prima approssimazione, siccome dovevamo avere per la valenza stessa del redditometro degli elementi più possibili e oggettivi, ci siamo rifatti all'Istat. In evoluzione stiamo lavorando per arrivare a una localizzazione molto più puntuale, perché l'Istat usa 5 livelli territoriali: nord-ovest, nord-est, centro-sud e isole. Quindi sono 11 tipologie di famiglie con 5 livelli territoriali, fanno 55 funzioni che vengono applicate in Italia. Il futuro saranno qualche centinaio, perché evidentemente la geolocalizzazione verrà molto più sofisticata e in base alle informazioni che andremo a raccogliere avremo una maggiore capacità di implementare i cosiddetti cluster delle famiglie. Quindi c'è in costruzione una confluire i flussi di spesa che vengono poi rapportati alle diverse tipologie di famiglia e pesati col territorio. Allora, mentre nelle aziende parliamo di costi e ricavi, nelle attività professionali di compensi e costi, nelle famiglie ci riferiamo a un concetto diverso. Nelle famiglie parliamo di aziende erogatrici private, e quindi quando inseriamo il concetto di azienda erogatrice privata e andiamo a esaminare il bilancio di un'azienda erogatrice privata, parliamo di spese correnti, di spese per acquisto di beni di consumo durevole, di spese per investimenti, che sono diversi dal consumo durevole, perché la giacca è un consumo durevole ma non è un investimento, mentre il mobile di antiquariato è lo stesso durevole ma è un investimento. Così il quadro, così l'immobile abitativo e così via. E ultimo, il risparmio, che è un dato residuale. Quindi gli elementi di riferimento sono quelli di un bilancio di un'azienda erogatrice privata, tanto per fare riferimenti a vecchie reminiscenze di università. Per cui l'abitazione, tanto per fare un esempio, sugli altri salto via, ma per rendere conto, l'abitazione è un bene di investimento quando compriamo l'immobile, è un bene di consumo durevole quando inseriamo gli elettrodomestici, i mobili e così via. È una spesa corrente quando andiamo a analizzare i costi per mantenerla e fare la manutenzione ordinaria. Qui nell'abitazione avete esploso tutte le tipologie per esempio, quando parliamo di contributi, allora un'assicurazione sulla vita
se è a rischio puro è una spesa corrente, se invece è a capitalizzazione è un risparmio, ok? Era semplicemente per chiarire i concetti che sono fondamentali, altrimenti perché è sulla base di questi elementi che poi si va a costruire la funzione di coerenza, ma nella fase seconda il contraddittorio con il contribuente. Quindi è cambiato completamente il tipo di approccio. Questi flussi che sono indicativi di capacità contributiva vanno a finire nell'anagrafe tributaria, saranno implementati con i dati dello spesometro, quindi tenete presente che quando dite al vostro cliente chi fa fisco o lo valutate voi, non dovete valutare i dati che ci sono oggi, dovete valutare i dati che ci potranno essere entro i termini di prescrizione, quindi 4 anni dall'anno di dichiarazione, 5 anni dall'anno di formazione del reddito. E qui sono, vedete, le fonti informative più lo spesometro che e per le fatture elenco clienti e fornitori. Quindi, come vedete, è un mosaico che va a formarsi e a dare quei flussi che servono poi applicati alla famiglia che viene classificata nel suo gruppo omogeneo, che viene inserita nel suo territorio, che viene applicata, queste sono le varie tipologie di famiglia, e viene applicato il redditometro e ti dà un risultato. Questo risultato non è una lampadina che si accende, tant'è che noi usiamo il semaforo, vedete, rosso, giallo e verde. Perché? Perché si misura la differenza tra il reddito dichiarato e il reddito calcolato con redditometro. Bisogna tener conto che una serie di redditi non vanno in dichiarazione. Tanto per fare un esempio, i redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta non ci sono. Il contribuente li conosce. L'anagrafe dovrà eventualmente acquisire l'informazione. Il reddito agrario si paga ancora su base catastale, salvo casi particolari. Quindi il reddito effettivo è nettamente diverso, perché oggi, tanto per fare un esempio, la Val d'Adige è considerata ancora palude e per il catasto invece non va, dal punto di vista catastale sapete che lì, se volete comprare un pezzettino di vigneto, lo dovete pagare un occhio dalla testa, ecco, tanto per fare esempio, perché ha anche rendimenti, o tutta la Val di Non con le mele e così via, per parlare di casa mia, quindi casa vostra, le risaie che certamente non hanno la stessa resa del mais, anche se ultimamente con gli utilizzi diversi il mais è andato su. Però lì dove c'è reddito agrario evidentemente c'è un plafond di maggior reddito
che correttamente non viene dichiarato fino a che non ci saranno le revisioni degli estimi, così lo abbiamo in casa. Quindi ci sono delle differenze che sono giustificabili. Per andare sul reddito d'impresa, faccio un caso completamente fuori, ma per farvi rendere conto, io posso avere un reddito basso perché ho ammortamenti alti, perché ho appena comprato un'attività e quindi devo ammortizzare l'avviamento. Però io quei soldi che ho investito nell'azienda per l'avviamento li posso recuperare in termini di prelevamenti. Ovviamente posso con questi giustificare una parte della differenza o tutta, però devo avere i prelevamenti, quindi devo avere i flussi in contabilità che mi consentono di far quadrare i miei conti. Quindi, come vedete, le possibilità di dimostrazione contraria sono molte, però se non ho nessun modo per dimostrare la differenza, beh, devo pensarci e fare o un ravvedimento operoso o quello che la norma consentirà. Quindi il redditometro comincia a diventare uno strumento importante. Applicato al mondo degli studi di settore, se mi date una mano, praticando gli studi di settore, intanto io vado avanti. Confrontato con gli studi di settore, tenete presente che il redditometro ha una grande, grazie, ha una grande valenza in alcuni settori. Cioè, sempre l'amico Foresto sa che ci sono dei settori dove ormai siamo al 100%, ci sono dei settori dove siamo ancora distanti, cioè il conto terzista, molte attività commerciali, molte attività produttive, dove c'è un processo che è misurabile, e quindi torno al discorso della produzione dei ricavi e quindi del reddito, lo studio di settore è molto affidabile. Dove parliamo di servizi, anche professionali, ma soprattutto quelli rivolti alla persona e i servizi di prossimità, lì il livello di approssimazione è molto, molto, molto alto, cioè è distante. Tanto per fare riferimento a cose che sono note al buon senso di tutti, l'avvocato civilista che lavora per le imprese fattura fino all'ultimo centesimo. Quelli che fanno recupero crediti per le banche non scappano neanche delle virgole. L'avvocato penalista che lavora per quello, se fa una fattura lo picchiano, quindi è anche proprio un problema di difficoltà fisica di emettere la fattura. Il barbiere o la parrucchiera, ecco, ha margini di evasione certamente diversi dal conto terzista che lavora per la Fiat. Uno dei livelli più elevati che abbiamo riscontrato sono le lavanderie, quelle per le persone, e anche quelle industriali quando l'evasione di filiera.
Quindi ci sono dei settori dove lo studio è molto approssimato. Lì il redditometro cambierà la vita anche dal punto di vista dell'equità, perché chiaramente avrà un peso specifico nettamente superiore. Quindi il redditometro non è in conflitto con gli studi di settore, ma si integra con gli studi di settore. Nel momento in cui lo applichiamo a soggetti che hanno un'unica tipologia di fonte di reddito, che è l'impresa, mi farà nascere un problema, che è l'IVA. Perché il redditometro mi ricostruisce il reddito, ma non mi dà il modo di arrivare ai ricavi che sono la base imponibile per l'IVA. Però questo ci stiamo lavorando per risolverlo e quindi trovare le interazioni. Era utile per voi avere un panorama. Faccio che proprio sono due minuti. Due, perché vi ho fatto preparare l'andamento degli studi, questo è quello generale per tutta Italia. Come vedete, nonostante la crisi, attraverso i correttivi per la crisi, abbiamo recuperato parecchio in termini di coerenza e congruità. Anche nel 2010 siamo stati sotto il 16% dei soggetti non congrui. Per i geometri quel dato è il 5,1. Tenete presente che in quel dato va inserito il problema della crisi dell'edilizia, quindi chi storicamente lavorava con l'edilizia evidentemente ha più problemi degli altri. Il mondo dei geometri è stato caratterizzato da una grossa fuga verso i minimi. Questo ne avevamo parlato con Foresto ripetutamente. Vedete che nel 2009 sono stati 23.000 che hanno optato per il regime dei minimi, e nel 2010 sono ulteriormente aumentati a altri 26.000. Per cui in realtà dal 2008 al 2010 60-70.000 soggetti sono andati nel regime dei minimi. Molti di questi non solo non sono minimi, ma fanno concorrenza sleale agli altri geometri, perché questo lo abbiamo verificato. Quindi è stato uno degli elementi portanti la situazione della vostra categoria per eliminare il regime dei minimi, perché dava luogo a concorrenza sleale e ad abusi. Questo per informazione. Per quanto riguarda i geometri, nelle campo annotazioni questi sono i campi utilizzati. Se vedete c'è stato un picco nel 2007, dal 2008 al 2009 un calo e poi nel 2010, ma la crisi dell'edilizia evidentemente ha toccato, mentre nel resto, come vedete, siamo a oltre 300.000 comunicazioni fatte in dichiarazione. Questo significa un'ultima cosa, e poi ho concluso e rimango a vostra disposizione per eventuali richieste. C'è una modifica, non parlo delle altre perché c'è stata tutta una storia lunga
con modifiche, però c'è una modifica importante che è quella del sistema premiante che è stato introdotto per gli studi di settore. È un sistema che dà un premio in termini di disinnescare la capacità di futuro accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Su questo c'è un'ampia discussione che dovrà finire entro il mese di marzo, però richiamo la vostra attenzione perché per usufruire di questo sistema bisogna che il soggetto nella dichiarazione sia normale, congruo, ma anche coerente. Quindi è stata ripresa la coerenza e finalmente, e come vedete poi si chiude il cerchio, fa scopa con la funzione di coerenza del redditometro di cui ho parlato prima. Ecco, era semplicemente un messaggio. Mi scuso se sono stato un po' più lungo, però credo che... Non si preoccupi, era stato un anticipo, cioè un po' di tempo in più, perché l'argomento è sicuramente interessante, abbiamo avuto anche delle anticipazioni e speriamo davvero tutti che con questi studi, con questi sistemi, insomma con l'applicazione poi del redditometro si possa riuscire a individuare le sacche di evasione in maniera da poi, che poi sia possibile ridurre la tassazione per tutti. Ma rimaniamo sul tema, rimaniamo ancora con questa full immersion sulle questioni fiscali e abbiamo un altro rappresentante della società SOSEC, Massimo Proietti, che è il responsabile dell'area fiscalità, che ancora ci intrattiene sulle questioni legate alla fiscalità, agli studi di settore. È la disciplina dei contribuenti, cosiddetti minimi, una disciplina che si innesta nel sistema degli studi di settore. Nel 2008 si è, come dire, studiato un modo per verificare tutte quelle situazioni che in un certo senso non erano perfettamente rappresentabili attraverso gli studi di settore ed erano state fatte varie proposte. La proposta che poi è divenuta definitiva è stata quella invece di definire un settore di riferimento ben circoscritto in cui il concetto di minimalità potesse essere espresso sostanzialmente da alcuni requisiti che i più noti, il limite di compensi o di ricavi maturati nel precedente esercizio in misura non superiore a 30.000 euro, non aver esercitato operazioni di cessione all'esportazione, quindi parliamo degli articoli 8, 8 bis 9 del decreto IVA, non aver avuto rapporti di lavoro dipendente, perché questo avrebbe denotato comunque un minimo di struttura, e non avere chiaramente altre forme di partecipazione. Bene, nonostante fosse particolarmente circoscritto il campo di applicazione del nuovo regime, in effetti poi si è prestato ad un allargamento anche in termini di numeri, e questo ha comportato una necessaria revisione del sistema. Questa è semplicemente una foto che riguarda la situazione in modo specifico della vostra categoria e vedete più o meno le percentuali di cui era stato fatto cenno, d'accordo, in termini anche di numerosità. Bene, allora,
l'introduzione del nuovo sistema non poteva che riprendere tutto il contesto normativo già esaminato, oramai approfondito anche nelle diverse problematiche, alcune più importanti le vedremo adesso, altre sono in corso di definizione, proverò a darvi qualche anticipazione di tipo interpretativo, evidentemente non essendoci ancora la circolare esplicativa. Quindi la disciplina di base è la legge 24 dicembre 2007 numero 244 e la nuova disposizione invece è il decreto legge numero 98 del 6 luglio 2011, l'articolo 27. È importante il riferimento normativo perché evidentemente per i soggetti che entreranno nel nuovo regime sarà opportuno indicare nei documenti contabili, sarà necessario indicare il riferimento all'articolo 27. Parliamo soltanto chiaramente di documenti che testimoniano l'acquisto e la cessione, vedremo che non vi è alcun altro obbligo dal punto di vista contabile. È evidente che il nuovo regime dei contribuenti minimi potrà recepire una parte dei vecchi contribuenti minimi, vedremo in che condizioni, e nello stesso tempo ci sarà una fuoriuscita per il meno dei presupposti soggettivi di altri che attualmente sono da considerare contribuenti minimi. Bene, allora i limiti li abbiamo già esaminati. La semplificazione per questo nuovo regime è che non si applica l'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi dal campo di applicazione imposte sul valore aggiunto, non sono per il concetto stesso di minimalità sottoposti ad accertamento sulla base degli studi di settore, godono evidentemente di notevoli semplificazioni contabili e determinano il reddito con il principio di cassa. Questa è la struttura, diciamo, che qualifica il contribuente minimo. Le condizioni di accesso, è molto interessante questo aspetto perché si tratta di capire chi è dentro, no? E chi è fuori. Le condizioni di accesso sono l'inizio di una nuova attività per determinate categorie di soggetti. L'attività può essere anche stata intrapresa, iniziata successivamente al 31/12/2007, quindi per quelle attività che sono state intraprese a decorrere dal 1 gennaio 2008 occorre fare alcune valutazioni, ma sostanzialmente nel 2012, se dovessero permanere determinati requisiti già presenti, e così faccio un'anticipazione non chiaramente espressa anche negli atti amministrativi, interpretazione del decreto direttoriale del 22 dicembre 2011, se dovessero permanere gli stessi requisiti, gli stessi presupposti già alla data di inizio dell'attività. Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui si va a calcolare il quinquennio, quindi l'ultimo anno 2012 per chi ha intrapreso l'attività dal 2008, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti già dal 2008, indipendentemente dalle modalità e dalla scelta contabile che è stata adottata. È evidente, se si è deciso di adottare il sistema delle nuove iniziative produttive, la legge 388 del 2000, è perché probabilmente già non si avevano i requisiti, il limite, penso al limite dei ricavi oppure alla possibilità di apparirsi dei dipendenti, d'accordo? Questo vuol dire che il soggetto, ancorché avesse intrapreso l'attività successivamente, quindi al 1 gennaio 2008, comunque non aveva i requisiti per essere minimo. Al contrario, chi avesse optato per il regime ordinario di determinazione del reddito, in questo senso in modalità semplificata, è evidente che avrebbe potuto avere i requisiti, ma per una valutazione propria del contribuente non è inteso accedere al regime dei contribuenti minimi. Bene, questi soggetti, dimostrando di avere quei requisiti specifici, qualora gli stessi requisiti dovessero permanere, ovviamente si è già perfezionato il triennio di permanenza nel regime ordinario al 2011, potranno nel 2012 essere considerati nuovi contribuenti minimi.
L'assenza della precedente attività è strettamente connaturata al requisito oggettivo richiesto dalla nuova disposizione, che vuol dire assenza di precedente attività, che il soggetto nel triennio precedente non deve aver svolto una attività che fosse o potesse essere considerata compatibile con la nuova attività in regime di minimo, anche se questa veniva svolta in forma di lavoro dipendente, in forma di prestazione occasionale, d'accordo? Quindi questi sono i requisiti. E quindi non deve trattarsi anche di mera prosecuzione, d'accordo, di altra attività svolta in altra, in altra forma. Che vuol dire questo? Che chi è stato nel regime dei minimi già dal 2008, provenendo chiaramente da un'attività che consentiva l'ingresso nel 2008 come regime dei minimi, non potrà essere considerato nel regime dei minimi nel 2012. Quindi gli esclusi sono tutti coloro che erano già in attività nel periodo precedente, il 1 gennaio 2008, e chi ha avviato un'attività a partire dal 1 gennaio 2008, l'esempio che vi ho fatto, ma già aveva esercitato nel triennio precedente un'attività omologa, indipendentemente, ripeto, dalla forma in cui questa era esercitata. C'è un caso molto particolare che è stato esaminato in una risoluzione, in cui se vi è la prosecuzione di un'attività precedentemente esercitata da altri e nel cumulo dei compensi o dei ricavi relativi alla precedente gestione delle grandi cause e alla nuova non si sia superato complessivamente il limite di 30.000 euro, il soggetto può iniziare l'attività come contribuente minimo. Il requisito temporale, molto semplicemente, sono 5 anni, d'accordo? Quindi per questo facciamo riferimento al 2008 e arriviamo al 2012. È evidente che il limite dei 5 anni implica la permanenza dei presupposti e può spingersi fino all'età del compimento del 35° anno. È un'occasione particolare per i giovani. Pensavo prima all'attività del geometra, anche in questa nuova forma fiscalista, soprattutto, no? Su consulenze di tipo relativa alla fiscalità immobiliare, è possibile per i giovani sfruttare, diciamo, questo filone. L'aliquota è assolutamente vantaggiosa, è del 5%, e abbiamo già detto la decorrenza dal 1 gennaio 2012. Non vi è una abrogazione implicita del regime delle nuove iniziative produttive, evidentemente si è detto, ma questo verrà forse chiarito questo aspetto anche nella circolare, le nuove iniziative produttive avevano un margine di vantaggio anche rispetto al regime dei minimi con aliquota al 20%, adesso sicuramente non lo avranno, ma questo non vuol dire che cessa il regime delle nuove iniziative produttive. Sì, io mi concentrerei su quelle che sono le problematiche allora. Le problematiche fondamentali che sono state esaminate e che saranno oggetto di una circolare sono: ma il soggetto era già minimo nel 2008, ha iniziato l'attività nel 2008, può fruire del regime dei minimi per il 2012? La risposta è sì, d'accordo? Il vincolo triennale per chi ha aperto l'attività nel 2010 o 2011, come semplificato, che è un vincolo obbligatorio, cioè occorre comunque ultimare il triennio, perché adesso optato per il regime semplificato, per poter poi accedere in permanenza dei requisiti al regime dei minimi. Diversamente dalle nuove iniziative produttive, le nuove iniziative produttive, il limite triennale non è un presupposto obbligatorio di appartenenza al regime, ma è un limite massimo, quindi chi è nel nuovo regime delle nuove iniziative produttive, avendo i requisiti per essere considerato minimo, utilizzare il nuovo sistema. Bene, il 5% è un'imposta di fatto sostitutiva di tutte le imposte dirette e anche di fatto dell'IRAP, si applicano
le regole ordinarie di versamento e valgono le stesse regole. Un punto importante: non saranno soggette a ritenuta d'acconto le operazioni poste in essere dai nuovi minimi. Diversamente da ciò che avveniva per il vecchio regime dei minimi, questo sarà chiarito. Evidentemente è stato in un certo senso accennato nel decreto direttoriale di cui vi avevo parlato. Bene, io direi che per quanto riguarda coloro che invece si trovavano ad essere minimi ma non godono più dei requisiti per poter proseguire in questo regime, ci sarà un percorso naturale all'interno di un regime cosiddetto di ex minimi e che sarà caratterizzato dalla estrema semplificazione, modalità di determinazione del reddito con le regole ordinarie, quindi non ci sarà esclusivamente un criterio di cassa, però saranno aboliti di fatto tutti gli adempimenti contabili, non ci saranno le liquidazioni periodiche IVA, ci sarà soltanto la liquidazione annuale del 2020. La presentazione della dichiarazione. Bene, questi sono gli aspetti più importanti. Mi sembra che non ci siano, non dovrebbe, questo sarà chiarito, non è ancora stato detto con chiarezza. Per il vecchio regime dei minimi, se si sforava nel corso dell'anno il limite di 45.000 euro, già nell'esercizio stesso occorreva determinare l'attività, mentre invece con il nuovo, indipendentemente dall'entità dello sforamento, si manterrà il regime dei minimi per l'anno in corso, lo si perderà evidentemente per l'anno successivo. Grazie della vostra attenzione. A lei informazioni anche queste preziose per chi opera in questo settore. Siamo giunti quindi al termine della nostra giornata di lavori, ritorniamo, lasciamo un attimo le questioni tecnico-fiscali per ritornare alla professione del geometra, alle mille sfaccettature di questa professione. Adesso Giuseppe Foresto, consigliere nazionale responsabile della commissione FISCO del Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, ci illustra qual è la finalità di Agesis, una società che nasce proprio al servizio della professione di geometra, ultima nata e che potrà effettivamente, sia sul piano della formazione che della informazione, offrire vari supporti al geometra che voglia fare attività di questa vita. Vi garantisco che sarò molto breve, perché credo che la materia trattata sia già stata sufficientemente pesante per stancare molti, ma io sarò brevissimo e non ho nessuna intenzione di fare l'intervento che mi ero prefisso, anche perché io mi trovo molto più a mio agio quando parlo di studi di settore, quella è la mia materia. Io da quando è stata fondata la Commissione Nazionale, che faccio parte per difendere i geometri, non importate in questo modo, e quindi mi trovo molto più agio quando faccio esempi applicativi di studi di settore, perché quelli sono la mia materia. Oggi invece parlo di Agefis, questa associazione ha degli obiettivi precisi. Cercherò di essere veloce che con le slide. Quando il Consiglio nazionale ha promosso quell'incontro con lo staff di De Masi a Verona in occasione delle guide 2020, ci abbiamo sentito dagli intervenuti, da Roberto Bacca, da giornalisti, da studiosi eminenti, una serie di cose che sono state ricolte: la trasformazione urbanistica, professionali e sociali, le indicazioni europee in materia condurranno un progressivo aumento delle associazioni. Noi abbiamo come Consiglio nazionale affermato le associazioni che danno un supporto notevole soprattutto dal punto di vista della formazione. I geometri raccoglieranno simpatie verso la categoria intercettando e
ricorrendo tendenze e bisogni della società e proponendo per primi soluzioni adeguate di qualità. Un elemento imprescindibile per il rafforzamento del ruolo dei giovani e dei professionisti sarà la formazione intesa anche quale aggiornamento continuo e qualitativo. Interpretando queste cose anche abbiamo pensato di costituire Agefis, che non ha obiettivi straordinari neanche quelli di andare a costruire nuove professionalità, nuove capacità di operare all'interno delle nostre professionalità tradizionali, ampliando un po' quell'aspetto di assistenza fiscale che i giovani hanno sempre fatto, soprattutto in determinate zone, in determinati comuni, e che in qualche modo oggi ha bisogno di una formazione precisa per poterlo fare compiutamente, con professionalità, con competenza, con serietà, come abbiamo sempre fatto in tutte le altre cose. È un'associazione indipendente, Agefis, apolitica, a carattere volontario, senza scopo di lucro, alla quale possono aderire giovani liberi e professionisti che esercitano l'attività in forma autonoma, in forma associata, aggiungo che qui non c'è in forma societaria, perché adesso c'è anche questa possibilità, che abbiano maturato o intendano maturare esperienze significative in attività di assistenza fiscale, tributaria e di lavoro nei confronti di imprese e contribuenti in genere. A beneficio dei propri iscritti, Agefis si propone di intraprendere iniziative a sostegno della professione e grazie alle quali consolidare l'identità sociale e culturale del giovane. L'associazione intende contribuire al processo di crescita economica del Paese attraverso la promozione, lo sviluppo e la tutela delle competenze fiscali, tributarie e del lavoro. Si impegna a tutelare con forza gli interessi dei propri iscritti e a rappresentarli con l'istituzione, perché un passo importante dell'associazione sarà quello di confrontarsi con le istituzioni, con le agenzie del territorio, con le agenzie delle entrate. Con la SOSE posso permettermi di dire che non abbiamo bisogno di fare ulteriori passi, perché da anni il dottor Brunello è vicino, nel senso che ci aiuta, ci tutela, ci insegna, e in qualche modo è stato nel tempo forse il personaggio che più ha aiutato le categorie professionali, conoscendo a fondo le problematiche delle libere professioni. E i soci potranno usufruire di una serie di servizi focalizzati all'operatività e alla professionalità del geometra esperto in materia fiscale e tributaria. Potranno ottenere informative esclusive in ambito fiscale, assicurativo e del lavoro mediante l'accesso diretto all'area riservata e utilizzare, non ultimo, il software gestionale Zucchetti, che per chi opera in questo settore sa che valenza ha, per la compilazione dell'IMU, che è in questo momento uno degli aspetti più attuali e che ci tocca più da vicino. Diciamo che io voglio andare anche un po' fuori da quelle che sono le slide per dire una cosa. Spesso mi sento chiedere dai colleghi, ma queste cose interessano quei geometri che fanno anche assistenza fiscale, che operano in questo settore. Sono una minoranza, certo, ma non è vero che la conoscenza approfondita di tutta la materia fiscale possa servire soltanto a coloro che fanno assistenza fiscale. Perché se fate mente locale ad un fatto, provate a pensare a tutte le prestazioni che noi facciamo tutti i giorni nell'esercizio della nostra attività e vedrete che o un'inerenza diretta all'aspetto fiscale o una ricaduta fiscale successiva nel tempo quasi tutte le prestazioni l'hanno. Io mi sono così divertito ad andarvele un po' a segnalare, no? Ma pensate soltanto nel settore dell'edilizia, l'applicazione della aliquota IVA non sempre è così immediata, bisogna valutare ed essere in qualche modo esperti anche in questo settore. Ma le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio che cos'è? È un aspetto fiscale, perché il 36% dà la possibilità di avere delle minori imposte da pagare, l'agevolazione per il contenimento energetico, 55%, l'assistenza della compravendita,
a scopi fiscali, le dichiarazioni di successione a scopi fiscali, la plusvalenza per la cessione di aree edificabili e alternative eventuali della perizia accelerata per aggiornare il valore di provenienza, se non è aspetto fiscale quello. La rivalutazione degli immobili di proprietà delle società, che spesso ci vengono anche richieste dai dottori commercialisti, a complemento dell'attività che loro devono fare della rivalutazione aziendale. Contratti di locazione e applicazione della cedolare secca. L'anno scorso non era poi una cosa così immediata e facile da capire quando era opportuna, quando era utile, quando era in qualche modo favorevole o meno. Ma le operazioni di estimo, che spesso hanno come finalità uno scopo fiscale, anche se a volte viene fatta la pratica estimativa e non ci si pensa che poi alla fine però ha una finalità, uno scopo fiscale, e l'importanza della pratica, della perizia che abbiamo fatto diventa fondamentale. Le divisioni patrimoniali, provate a fare una divisione patrimoniale e non preoccupatevi dei conguagli che invece dell'1% pagano il 10%, poi vedrete che il ritorno fiscale è abbastanza pesante se non viene calcolato nel modo dovuto. Ma pensiamo agli amministratori di condominio che da qualche anno sono diventati sostituti d'imposta, sono i condomini, quindi devono fare la dichiarazione di sostituti d'imposta, il cosiddetto 770, ogni anno. Quella è una pratica fiscale, è strettamente inerente a un'attività che invece era quella dell'amministrazione del condominio. Il contenzioso tributario, e qui francamente l'avevo lasciato un po' per ultimo perché è qualche cosa che è il nervo scoperto. La revisione del contenzioso tributario, la nuova normativa del contenzioso tributario, ci ha praticamente drasticamente ridotto le prestazioni del campo, le competenze nel campo del contenzioso, e ce le ha ridotte in un modo che è assolutamente inaccettabile e ingiustificabile, perché prima eravamo, come geometri scritti all'alto, capaci, permettetemi il termine, di difendere i contribuenti a 360 gradi per tutte le loro esigenze, anche in materia di IRPEF, di IVA, eccetera. Di colpo, con la nuova formulazione, non solo siamo stati esclusi da quello, che in qualche modo quello lo potevo anche accettare, mi sembrava che una cosa logica che fosse data alla riserva professionale ai dottori commercialisti e ai ragionieri, o meno gli avvocati, perché se togliamo gli avvocati tributaristi, gli altri di fisco non capiscono proprio nulla. Ma una cosa però non riesco assolutamente ad accettare, che nel settore valutativo noi si sia stati esclusi. Noi possiamo fare una valutazione per il giudice che ci nomina consulenti suoi per valutare divisioni patrimoniali, per valutare i beni che devono essere messi all'asta, per valutare tutti quei valori patrimoniali che sono comunque parte della causa che viene discussa, e l'esito delle perizie che noi diamo di valutazione è quasi sempre fondamentale per l'esito stesso della causa. Bene, per quella stessa causa, per quello stesso fatto, se noi dovessimo andare a difendere quella cosa in commissione tributaria, saremmo esclusi, perché ci possono dare i consulenti del lavoro, ci possono dare i dottori commercialisti, gli avvocati e così via. E questo francamente è una di quelle cose che non riesco a digerire. Nel settore valutazione l'estimo, gli esperti dell'estimo, fino a prova contraria, siamo noi, e a tutti i commercialisti presenti, che so che ce ne sono anche parecchi, chiedo perché ci chiedono spesso di fare le valutazioni immobiliari quando hanno bisogno di rivalutare le aziende, e poi magari non ci riconoscono che invece siamo esperti per andare a difendere le valutazioni immobiliari. Questa sarà un'altra delle cose che Agifis si prefigge, che è quella di cercare di far riconoscere tutte quelle competenze ai geometri che hanno avuto in passato e per le quali perlomeno abbiamo una preparazione scolastica, una preparazione di esperienza, di tradizione nella vita professionale, che dovrebbe darci la possibilità di operare con assoluta tranquillità. Io volevo chiudere con una frase,
scritta da uno studioso tedesco di scienze sociali, Paul Deneke, in un momento in cui le professioni non è che siano così ben viste, adesso pare che in qualche modo se non altro non ci facciano scomparire, ci liberalizzano. Ora non si sa mai bene che cosa vogliono dire questi verbi, perché liberalizzare bisogna sempre capire bene a fondo poi che cosa vogliono dire. Scriveva questo studioso: le professioni devono assolvere una missione per la società e nella società del domani, come intermediari e mediatori per un'unità umana, come luogotenenti della libertà nello Stato di diritto, come elementi che operano con funzioni di tutela, di selezione e di creatività nella società culturale, le libere professioni sono irrinunciabili. Se questo Stato, se questa società vogliono restare o diventare una patria culturale e sociale cui vale la pena di vivere. E siccome voglio chiudere un po' velocemente per non stancarmi ulteriormente, dico solo che i geometri credono, vogliono, pretendono di continuare a far parte attiva e vitale con la loro professionalità di questo tipo di società. Grazie. Ormai abbiamo chiuso la nostra giornata di lavori, speriamo sia stata per voi utile e stimolante e che vi abbia dato molti spunti per l'attività che svolgete. Siamo partiti dal dire che questa è una professione antica e da innovare, chiuso ora il giorno della foresta con questo questa frase che ci appunto riporta ancora all'attualità della professione e dei nuovi sbocchi, le nuove frontiere da cavalcare, gli spazi che per ora vengono ancora chiusi ma che come diceva poc'anzi dovranno aprirsi. Grazie a tutti, grazie per la pazienza che avete avuto, grazie ai ragazzi.